La slide che vi presento è questa, che più o meno riassorbe i principali temi che devono essere considerati se si vuole progettare un ambiente di interazione sociale in rete. Allora, bisognerebbe partire dall'aver chiaro, da definire quello che noi chiamiamo gioco, che ho chiamato gioco, gioco che dovrebbe essere un gioco win-win in cui tutti ci guadagnano qualcosa. Perché questo elemento è importante? Perché una comunità, un ambiente di interazione sociale in rete, chiamiamolo, non chiamiamolo necessariamente comunità, è un insieme di persone che più o meno liberamente, cioè sostanzialmente liberamente, poi magari anche con obiettivi diversi, qualcuno lo fa individualmente, qualcuno per ragioni di lavoro, comunque scelgono di interagire nel tempo, quindi non per istantaneamente, ma per un po' di tempo, e riconoscono un interesse comune che li lega e che li porta a condividere conoscenze, esperienze, emozioni, relazioni. Pensate, visto che poi l'obiettivo è progettare la comunità di pratica intorno ad Esidim, alle tecnologie di partecipazione, se vi ritrovate in questa caratterizzazione e poi eventualmente ne parliamo. Quando si dice interesse, quando dico interesse, intendo proprio l'interesse, mi viene da dire, culturale in un certo senso, l'esperienza e la pratica, più che l'obiettivo. Questo è un punto importante perché gli obiettivi, spesso la definizione di ambienti di community ha a che fare col fatto che abbiamo un obiettivo comune. Questa cosa può essere fuorviante, perché gli obiettivi delle persone e delle organizzazioni possono essere anche molto differenti. Però quantomeno l'interesse per quel particolare argomento e condividere intorno a queste conoscenze e esperienze deve essere acquisito, dato per scontato. Quindi più l'interesse che l'obiettivo. Allora, nel momento in cui si capisce qual è la ragione per cui queste persone stanno insieme, bisogna poi articolare la progettazione, cercando di identificare due elementi che sono complementari. Partiamo da quello di cui abbiamo già parlato, e cioè il fatto che ci devono essere delle regole da seguire, che si accetta di seguire, possono essere implicite o esplicite, ma se sono esplicite è meglio, che regolano le interazioni delle persone. Questa è quella che possiamo dire la dimensione contrattuale, nel senso del contratto sociale di Rousseau, per capirci, e che io gli studenti parlavo come Gesellschaft perché mi rifacevo alla distinzione originaria tra organizzazioni gerarchiche, più gerarchiche, comunità di tennis, che invece sottolinea come dall'altra parte ci sono le organizzazioni basate essenzialmente su una dimensione più identitaria, cioè il fatto che ci si riconosce in una storia comune, magari dei rituali, magari delle occasioni di incontro, ci siamo visti quella volta la pizza, oppure ci siamo stati ai tre interventi, tre incontri particolari. La prima volta che ci siamo incontrati qua, ricordo di aver detto a Ilaria, ah, ti ricordi, ci siamo visti a Trieste, cioè, e ogni tanto queste cose emergono anche tra di noi. Sembrano irrilevanti, ma sono un altro pezzo della colla che tiene insieme le persone. Allora, questi due elementi, dimensione identitaria e dimensione contrattuale, vanno insieme. Ci sono in tutte le organizzazioni, però a seconda della diversa organizzazione, una è preponderante rispetto all'altra. Faccio di solito l'esempio di una squadra di calcio, in cui se siamo nel calcio amatoriale, ovviamente, l'elemento comunitario è molto più forte. Che non nell'Inter, nella Juventus, dove la dimensione società per azioni diventa preponderante. Però d'altra parte sappiamo che se anche le grandi squadre non hanno un po' di elemento comunitario, comprano i migliori giocatori e non vincono i campionati. Questo è un esempio, e la stessa cosa valgono le barche a vela o cose di questo tipo. È un po' per dare l'idea di come le due dimensioni, anche se a volte una, quella identitaria, è più nascosta, però comunque c'è. Nel nostro caso però stiamo parlando di ambienti di interazione sociale in rete, quindi non di organizzazioni nella vita, nel mondo fisico, ma in cui le persone interagiscono anche, o potremmo dire soprattutto, utilizzando tecnologie digitali, in generale media, tecnologie di carattere sociale, perché dato che stiamo parlando di interazioni sociali, necessariamente lo sono, ma non sono soltanto quelli che normalmente identifichiamo come social media. E progettare come
con determinate tecnologie si può realizzare un ambiente in cui si realizzano le attività che caratterizzano quel gioco condiviso in maniera che tenga presente una dimensione identitaria e una dimensione contrattuale, beh, questo è quello che bisogna fare per progettare un ambiente di interazione sociale. Allora, ai miei studenti dicevo sempre, bisogna partire dal gioco e mai dalla tecnologia, perché fa male. Se si parte dalla tecnologia, poi si fanno degli errori perché non si hanno le idee chiare in testa. Però oggi facciamo l'errore perché ci serve anche per focalizzare l'attenzione su quello che è il nostro oggetto di interesse comune, che è i desideri. Allora, prima di andare al sodo, serve così, un minimo di inquadramento anche per come dire, orientare il modo con cui parliamo di tecnologie. Allora, la brevissima citazione viene scusatemi, ma ho una famiglia che, niente, non posso, la citazione di Terry Winograd, che è uno, secondo me, dei grandi dell'informatica, che ha caratterizzato tre frasi, secondo me, essenziali. Facendo il paragone tra considerando il software come un elemento di progettazione. Allora, ve le leggo perché è la cosa migliore. Quando un architetto progetta una casa o un ufficio, quello che fa è plasmare i pattern di vita degli abitanti, delle persone che ci vivono dentro. Cioè l'architetto, nel momento in cui definisce come è fatta o un appartamento, una casa, un ufficio, in effetti plasma il modo con cui le persone poi ci vivranno. Le persone sono quindi pensate come abitanti e non come utenti di questi spazi condivisi, e ci si focalizza su come vivono in questi spazi che i progettisti creano. Bene, nel software è esattamente la stessa cosa. Cioè il software non dobbiamo pensarlo come uno strumento con cui gli utenti interagiscono, ma è il generatore di uno spazio in cui gli utenti vivono. Quindi quello che noi facciamo andando a progettare un ambiente di interazione sociale in rete con certi software che adottiamo ai casi specifici è quello di generare degli spazi di interazione. Quindi quello che noi dobbiamo fare, che vogliamo fare, che faremo nei prossimi incontri, è progettare degli spazi di interazione attraverso degli opportuni strumenti, affinché le persone vi possano svolgere le attività che permettono di realizzare quel gioco win-win che abbiamo delineato secondo le scelte che sono state fatte per le due dimensioni di identitaria e contrattuale. Abbiamo in mente, abbiamo detto, questa metafora dell'architettura e quindi giusto focalizziamo l'idea che progettare spazi dotati di strumenti è una cosa di questo genere, cioè sono qui senza pensare agli edifici ma semplicemente a dei appartamenti, diciamo, e ritroviamo che i casi possono essere diversi, ma ci sono sempre degli spazi un po' simili. C'è sempre un soggiorno, di solito c'è una camera da letto, ci sono i servizi, bagno, cucina, possono esserci soluzioni molto differenti, però più o meno ci sono tutti questi spazi, a volte più grandi, a volte più piccoli. Inoltre, ogni stanza ha propri strumenti specifici, però ci sono degli strumenti che vanno in tutte le stanze, esempio il televisore. Ormai lo possiamo trovare nelle camere da letto, nel soggiorno, a volte anche in cucina. Ci sono invece strumenti che sono specifici di un determinato spazio, che non ha senso, frullatore, non me lo porto probabilmente in camera da letto. E poi l'ultimo elemento. Allora, deve esserci un certo equilibrio tra questi spazi, ma in alcuni casi alcuni si riducono e altri si allargano. E l'ultimo elemento è che nella progettazione ci avvaliamo in genere di esperienze professionali per farlo. Se andiamo all'IKEA per avere una nuova cucina, ci divertiamo a fare magari noi un po' di architetti, ma quando le cose sono un po' impegnative è necessario avvalersi della competenza e anche delle esperienze di chi l'ha fatto. Questo era non soltanto per gratificare i miei studenti, ma è anche per avere in mente l'elemento della coprogettazione, cioè ci sono alcuni elementi su cui l'esperienza è davvero rilevante. Allora, quali sono gli spazi
per un ambiente di interazione sociale in rete. E qui davvero c'è l'esperienza di 20 anni, e non soltanto mia, ma presa ovviamente anche dalla letteratura, dai non molti contributi che hanno fatto uno sforzo di questo genere. Allora, mi sento di poter dire che ci sono quattro spazi principali. Uno spazio di community che è quello delle interazioni non finalizzate, dove soprattutto si realizza quel senso un po' identitario che appunto si genera da interazioni libere. C'è uno spazio di interazioni finalizzate che dipendono dal dominio specifico. Ad esempio, questo modello vale per tanti ambienti di interazione sociale. Se siamo in un ambiente di didattica a distanza, allora le interazioni finalizzate sono quelle relative strettamente all'apprendimento di un corso. Oppure, se siamo in un ambiente per un bilancio partecipativo, le interazioni finalizzate sono quelle proprie della deliberazione che è necessario fare per arrivare al risultato che ci si prefigge. Poi c'è lo spazio personale, che è tutto quello spazio, l'abbiamo visto vedendo i profili delle persone, ed eventualmente meccanismi di reputazione che li caratterizzano, le loro relazioni che potrebbero essere aggiunte, che permettono di far emergere, oltre alle dimensioni più comunitarie, anche quelle individuali. Si è capito che ci deve essere questa dimensione, perché le persone vogliono anche in qualche modo far emergere se stesse, oltre che il loro contributo al lavoro collettivo. Infine, da tutte le interazioni viene raccolto, risulta, uno spazio informativo che a volte può essere, come dire, inserito apposta, ma che può derivare anche, ed è auspicabile che derivi, dalle altre forme di interazioni. Prima Oliverio vi ha fatto vedere la discussione informata di Partecipami, dove esattamente l'obiettivo è questo, cioè le persone discutono, allegano materiale informativo per supportare le loro affermazioni, i loro contributi, e questo materiale informativo diventa un patrimonio, quantomeno di quella discussione, e auspicabilmente, se il software ha funzionalità opportune, e non è facile che ce le abbia, ma si possono sviluppare, contribuisce a una base informativa di tutto l'ambiente. La comunità, Ilaria l'ha detto varie volte oggi, non è un ambiente chiuso, necessariamente un ambiente aperto, quindi i contorni sono per questo tratteggiati. Sappiamo che entrano e escono le persone, entrano e escono anche le informazioni, quindi ci devono essere canali di scambio con i principali ambienti social networking, ma anche con altri strumenti, quali le mailing list, siti rilevanti in quel dominio. Qui, questa è una parte, può essere più o meno rilevante, di nuovo a seconda della particolare comunità che si sta, del particolare ambiente che si sta sviluppando, ma è un elemento importante da tenere presente. Tipicamente quello che facciamo su questa comunità sarebbe poterlo promuovere sui canali sociali. Desidim, come le altre piattaforme di cui che abbiamo menzionato oggi, copre con i suoi strumenti in maniera diversa, può popolare con strumenti diversi questi spazi. Faccio due esempi. Un forum, una discussione informata, è tipicamente uno strumento da community space. Un blog è tipicamente uno strumento da spazio personale. Tool per una deliberazione, una consultazione, è tipicamente un tool per un'interazione finalizzata in un ambiente deliberativo civico. Quindi si tratta di pensare quali spazi vogliamo realizzare e gli strumenti di conseguenza. Non mettiamo un blog, mettiamo un forum, no, vogliamo creare uno spazio per fare questo e allora possiamo usare questo strumento. Come dicevo prima, la progettazione della parte tecnologica è però la realizzazione di un progetto e di considerazioni che dovrebbero venire prima e che riguardano gli elementi precedenti, quindi la dimensione identitaria, la dimensione contrattuale, che permette di realizzare il gioco che si è in mente. Allora,
Noi un po' lo abbiamo detto qual è il gioco, però forse potrebbe essere anche interessante precisarlo meglio e sicuramente quelle che vanno precisate negli incontri successivi sono un po' quali sono le regole di questa comunità. Allora io ho provato a tirar fuori da tutto il lavoro quelle che possono essere alcune questioni, un po' le abbiamo già viste, un po' dovremmo considerarle meglio, che sono chi sono gli attori coinvolti, che un po' derivano come tipologie dalle persone che già hanno partecipato finora, qual è il patto partecipativo o carta della partecipazione che dir si voglia, cioè quali sono gli impegni reciproci, qua è rimasto cittadini e promotori perché deriva dalla comunità civica, ma tra le persone che fanno parte della comunità e chi garantisce che sia rispettato. E qui c'è un problema di un ruolo delle terze parti, perché insomma, se ci sono dei giocatori c'è un arbitro e quindi chi fa un arbitro e se qualcuno non mantiene il patto partecipativo alza la bandierina e dice no, le cose così non vanno e questo è un tema che è legato all'altro, tutti questi primi quattro sono strettamente intrecciati, qual è la ownership di chi è l'ambiente di interazione sociale, di chi sono i dati, di chi sono le proposte, di chi sono le idee che vengono lanciate. E in un ultimo dove sono i server, perché come al solito chi mette le mani sui server ha un potere molto rilevante. La proprietà delle proposte e delle idee, beh, ne avevamo parlato varie volte con Stefano nello tempo, e poi non siamo mai arrivati ad un lavoro strong su questo. Insomma, quando i cittadini danno il loro know-how a un comune e poi cambia l'amministrazione e chiude l'esperienza di bilancio partecipativo, quel know-how dove va a finire? Di chi è? Ecco, questi sono temi rilevanti, perché se non sono chiare queste cose, le persone possono esitare a condividere le conoscenze. La conoscenza è il più grosso patrimonio, tra l'altro non deperibile, che ciascuno di noi ha in questa società. Allora, prima di condividere il proprio know-how e le proprie idee, è necessario avere una chiarezza su questi elementi, perché altrimenti la fiducia necessaria per la condivisione non c'è. E allora alcuni temi che guardando semplicemente quello che c'è oggi nello spazio che condividiamo ci sono noi parliamo di tecnologie ma siamo dentro un sito community PA di cui io personalmente non so molto. Si parla a un certo punto di strategie sul governo aperto di cui pure non si sa molto. Qual è la scala temporale di questa comunità di pratica che nel processo finisce a lungo? Ecco, tutti questi temi sono rilevanti per riuscire anche, per esempio, a definire la carta della partecipazione. Temi un po' più sono già tutti emersi. E quale Fiorella, identificazione dei partecipanti? Quindi Fiorella, ti abbiamo sentito male gli ultimi 10 secondi, se riesci a ripetere. strano, non. Allora, ritornata giusta? Adesso Adesso sì. mi sentite? Ah, Vai. ok. Allora, le questioni più di dettaglio che sono già emerse sono i temi. Quale autenticazione? Quindi autenticazione con email e password, email, password, conferma cellulare o un'autenticazione più forte tipo SPID CE può essere non uniforme in tutto lo spazio, ma bilanciato in spazio, cioè laddove si decide ci può essere un'identificazione un po' più forte. Quale identificazione dei partecipanti, temi che sollevavano che prima Non ti sentiamo bene, sono Fiorella. io membro Fiorella, io scusa. non so, ho cambiato Prova a togliere un attimo la condivisione per vedere se riusciamo meglio. Fiorella, ci senti? adesso. Prova a spegnere un attimo la condivisione, così magari risparmi un po' di banda. Ok, adesso va meglio. Sembra di sì. Sembra di sì. Volete mettere voi su? Adesso va meglio l'audio? Sì, adesso Un po' sì. meglio, prova, vai. Ok, allora mancano le ultime due slide. Che le condivida io? Beh,
Se le puoi condividere tu, perché erano proprio l'ultima, allora quei punti, autenticazione, identificazione, moderazione, le abbiamo già scorsi, proprio mancano gli ultimi due, molto velocemente. Allora, no. questo schema. Che no, Fiorella, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Prova a spegnere anche il video. Scusami se ti chiedo questa cosa, ma penso che possa aiutare. No, ma io temo di sapere che cosa sia, però dovrei andare di là. Allora, va bene? Adesso ci proviamo? Va meglio? Meglio. Sì. Ok, temo che, dato che siamo in un contesto di condivisione, magari qualcun altro si è collegato e sta usando banda. Però adesso va meglio, vai. Ok, allora, abbiamo parlato di progettazione, ma anche di coprogettazione, cioè l'idea che un po' tutti gli attori sociali debbano poter contribuire alla definizione della comunità. E però abbiamo anche detto che in qualche modo ci sono dei professionisti che banalmente che hanno avuto l'idea, hanno sentito per qualche ragione, avvertito l'esigenza o gli è stata attribuita da qualcuno. Quindi l'atto di creatività che, se Giulia mi ci mette la faccina su creativity, che innesca il processo, spesso è comunque, vogliamo dire, eterodiretto, arriva da qualcuno. Il vero modo con cui ci può essere una coprogettazione è quello di iterare il ciclo. Allora, noi in realtà vogliamo fare una progettazione della questa comunità di pratica, ma un po' è già stato fatto, ce l'abbiamo, il sito è quello che abbiamo a disposizione. Quindi c'è stato qualcuno che ci ha pensato, che ha avuto l'idea, gli ci è accesa la lampadina, ha fatto una fase di progettazione sociotecnica, quindi ha fatto delle riflessioni sul contesto sociale, chi erano gli attori, chi è che ha invitato e quali tecnologie voleva usare, deciding, configurando alcuni spazi, e ha fatto un primo sito, che è quello con cui giochiamo. Lo ha sperimentato in un contesto micro, cioè di pochi utenti, quelli che l'hanno provato inizialmente. E poi però bisogna fare i conti, e questo vale per tutte le web application, con la complessità, cioè col fatto che valgono in contesti numerosi. La comunità di pratica ha successo se almeno qualche decina di persone vi partecipa. Forse potremmo ambire a dire, ma vicino a un centinaio, una cosa di questo genere. Io penso alla nostra vecchia comunità di pratica di codici per la democrazia, che in fondo aveva un obiettivo relativamente analogo, e saremmo arrivati a forse una novantina di utenti registrati. Allora, attraverso il passaggio al macro e poi al vedere come funziona, si ritorna sul ciclo, quindi si analizza come funziona, che cosa non funziona, si ritorna su e si mette appunto alla comunità. Quindi noi possiamo dire di aver fatto il giro zero e adesso provare a fare il giro uno. Ma possiamo davvero progettare? Sì, fino a un certo punto, perché stiamo parlando comunque di un sistema sociale, perché abbiamo a che fare con persone. Allora, Oliverio prima l'ha detto, che come community manager ha fatto il giardiniere. Ecco, ha fatto il giardiniere perché c'ha in mente questo lavoro, questo di Etienne Wenger, che è uno di quelli che di più ha studiato le comunità online, ma in particolare le comunità di pratica, come ambiente di condivisione di conoscenze, e ha, come dire, portato all'attenzione che più che progettate e gestite, le comunità vanno coltivate. Cioè, bisogna assecondare la crescita, bisogna creare le condizioni, gettare lì qualcosa, vedere se funziona, quindi tutte le metafore, no? Lo si innaffia, si vede se germoglia, si aiuta la crescita, si tagliano i rami secchi per rafforzare quelli che funzionano. Quindi tutte queste attività ci dicono che noi possiamo un po' progettare ex ante, ma dobbiamo soprattutto, per far funzionare questi, per avere una speranza che una comunità di pratica decolli, osservarla, studiarla, secondarla e qualche volta magari organizzare una pizzata.
Che con le abitudini del Covid, io volevo scrivere un articolo che non c'è una comunità online senza una pizzata. Il Covid l'ha resa difficile, però insomma, per segnalare che ci vuole questa dimensione qui, io la Gemeinschaft l'ho completamente trascurata, ma insomma, non è così in essenziale.